memorandum che abbiamo siglato con Acciaierie d'Italia sostanzialmente verte su tre grossi temi. Il primo è la decarbonizzazione del processo dell'acciaio. Sostanzialmente l'impianto di Taranto è l'unico processo appunto primario che abbiamo in Italia in funzione e l'idea è quella di una progressiva decarbonizzazione, passando dal gas naturale, poi introducendo via via delle quote sempre maggiori di gas rinnovabili come il biometano e l'idrogeno. Il secondo filone invece è proprio un focus sull'idrogeno. Siccome abbiamo chiaramente grandi aspettative da questo gas rinnovabile, l'idea è quella di immaginare delle progettualità di più ampio respiro applicate all'acciaieria che portino a sviluppare un sistema di distribuzione, trasporto e stoccaggio funzionale appunto all'approvvigionamento da parte dell'acciaieria di idrogeno per la decarbonizzazione dei processi. Il terzo punto riguarda invece un ambito più di ricerca e sviluppo, perché sia Acciaierie d'Italia che SNAM hanno dato notizia del loro centro di ricerca e quindi sarà un'occasione per mettere insieme in maniera sinergica le competenze di ciascuno sul settore dell'acciaio e sul settore dell'idrogeno al fine di avere il massimo guadagno dalla collaborazione su questo fronte. Nella fase di produzione, se prodotto appunto da rinnovabili, come è possibile fare per l'idrogeno verde che deriva appunto da processi elettrochimici, è producibile a emissioni zero, quindi diciamo che si riesce ad avere un idrogeno che è a emissioni zero, dalla produzione all'utilizzo. Sull'idrogeno siamo partiti con una sperimentazione al 10% su un tratto di rete operativo. Ultimamente, qualche giorno fa, c'è stato invece il passaggio al 30%, senza, e questo è importante, senza modifiche da parte delle apparecchiature che utilizzavano questa miscela. Quali sono i futuri sviluppi? Continueremo con l'attività di ricerca e sviluppo, cercando di capire che attività di retrofitting bisogna fare sulle apparecchiature esistenti per innalzare ancora di più il tenore di idrogeno all'interno delle miscele che vengono utilizzate e dall'altro trasformare quelli che sono stati dei progetti pilota che hanno visto l'utilizzo di queste miscele per un periodo temporale limitato a periodi continuativi. Il grande valore dell'idrogeno è che appunto è l'unico combustibile che bruciando produce solo vapore acqueo, quindi non ha emissioni di CO2. Il problema dell'idrogeno è che in questo momento il costo di produzione è molto alto e su questo possono agire le aziende in maniera sinergica. Un impianto come quello di Taranto è il soggetto industriale che meglio può dare un booster a questa tecnologia, perché sicuramente ha bisogno di grandi quantitativi, diciamo, di idrogeno e quindi può sviluppare il mercato e supportare una produzione massiva di tecnologia. Questo sarà un filone curato nella parte di ricerca e sviluppo, dove metteremo appunto insieme le competenze per sviluppare anche i materiali che si adattano e meglio non possono supportare il completo sviluppo di una catena del valore dell'idrogeno e quindi appunto prodotti e acciai certificati per il trasporto, lo stoccaggio dell'idrogeno. SNAM può supportare il settore dell'acciaio grazie all'esperienza che ha maturato da oltre 70 anni sulla logistica dei gas, quindi sul trasporto, sullo stoccaggio, la distribuzione del gas. Ovviamente è un'esperienza che nasce dal gas naturale, ma che stiamo arricchendo di gas rinnovabili, prima il biometano e adesso sempre più forte sull'idrogeno. Quindi SNAM può mettere a disposizione la competenza che ha appunto nella gestione dei gas in generale anche a servizio dei processi di decarbonizzazione e sull'acciaio in particolare, ma anche su tutti, diciamo, quei settori ad alta temperatura che richiedono comunque la sostituzione di un combustibile fossile con un combustibile di altro tipo, rinnovabile, come quelli di cui abbiamo parlato. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è uno di quegli strumenti che meglio si prestano per dare proprio un booster allo sviluppo di questa tecnologia, anche perché cade anche nel timing giusto, cioè nel tempo giusto. In questo momento la tecnologia c'è, ma deve essere sviluppata su larga scala per renderla più competitiva a livello economico. È un percorso che parte, diciamo, dalla sostituzione graduale di combustibili più tradizionali, ma può arrivare fino alla sostituzione completa.